Comincia Luca Gargiulo che ci parlerà della figura femminile nella letteratura latina con riferimenti appunto, come accennava anche Mauro, ad Ovidio. Prego. Allora, c'è un testo di un'autrice, di una studiosa contemporanea che si chiama Francesca Cennerini, pubblicato dal Mulino nel 2002, che si chiama La donna romana, modelli e realtà. E questo titolo è semplice ma parecchio interessante perché ci fa intendere una cosa. Ci fa intendere che noi conosciamo quelli che dovevano essere i modelli della donna romana, ma probabilmente la realtà doveva essere ben diversa da questi modelli. Mi spiego meglio. Una delle fonti per capire quella che doveva essere la visione della donna nell'antichità sono le iscrizioni sepolcrali. E lì si legge solitamente che la donna è lanifica, quindi tessera lana, domiseda, cura la casa, è pia, è casta, eccetera. Però chiaramente si avrebbe una visione della donna se noi ci attenessimo esclusivamente a quella che è l'immagine della donna proposta dalle iscrizioni sepolcrali o comunque da quello che ci vogliono far sapere della donna, avremo un'immagine della donna piuttosto piatta. La realtà doveva essere diversa, ma la realtà è difficilmente comprensibile perché la letteratura latina è una letteratura fatta dagli uomini, pensata dagli uomini e per gli uomini. C'è poco da discutere. C'è però uno spiraglio possibile per cercare di capire qualcosa. Quindi, innanzitutto c'è da capire perché gli uomini romani presentavano questo modello di donna, perché la donna era casta, era pura, eccetera. Perché in realtà, è stato detto da diversi antropologi dell'antichità, lodando la donna defunta, in realtà l'uomo lodava se stesso, lodava la propria famiglia. Nel senso che il matrimonio nel mondo romano aveva per lo più una funzione di mettere un freno alla donna, che invece, già se pensiamo all'episodio di Tiresia, che adesso poi riassumerò brevemente, era considerata un essere, diciamo, che se non tenuto a freno poteva dare, diciamo, il peggio di sé. L'episodio di Tiresia a cui facevo riferimento è quella disputa tra Era e Zeus che dovevano discutere su chi tra l'uomo e la donna provasse maggior piacere nell'atto sessuale, quindi chiesero a Tiresia di essere prima uomo, poi donna. Tiresia fece le due esperienze e disse: no, no, la donna, il piacere della donna è incommensurabilmente superiore. Di conseguenza, la donna va tenuta in qualche modo a freno. E l'istituzione matrimoniale serviva esattamente a questo, serviva a imporre un modus alla donna. Il matrimonio significava in qualche modo il reggimentare la donna. Perché? Perché la donna altrimenti sarebbe stata, dicevamo, fuori norma. In che modo si reggimentava la donna? La donna doveva essere amata con moderazione, anche l'uomo doveva essere moderato nell'amare la donna. L'uomo, non a caso, un uomo che amava eccessivamente la sua donna veniva definito uxorius, cioè un uomo che ama come una uxor, cioè come una moglie. Ma in realtà, per esempio, pensiamo a Catone il Censore, che diceva che non bisognava mai dimostrare eccessivamente, non bisognava mai dimostrare l'amore per la donna in pubblico, tanto che Catone il Censore si vantava di aver abbracciato sua moglie solo in occasione di temporali, perché la moglie si spaventava e quindi era l'unico momento in cui a lui era concesso abbracciare la moglie. Addirittura anche sotto le lenzuola bisognava essere moderati perché, dice Lucrezio, muoversi, cioè la donna va amata con moderazione perché chi si muove troppo, cioè la donna che si muove troppo a letto è una prostituta, ma non lo diceva con un giudizio morale. Perché? Ma lo diceva perché secondo Lucrezio, che insomma con l'amore aveva un rapporto quantomeno insomma, difficile, ecco, secondo Lucrezio il muoversi, il dimenarsi sotto le lenzuola era un metodo contraccettivo. Quindi, visto che la donna doveva procreare, allora non muoversi o rimanere fermi era un modo per procreare e quindi quello segnava la differenza tra donna e tra moglie e prostituta. Tanto più che lo stesso Catone il Censore, che su questo insomma è una fonte inesauribile di informazioni,
Dice, nonostante il suo moralismo, insomma, che lo ha reso noto, lo ha fatto passare alla storia, dice che è preferibile, quando un uomo vuole divertirsi con una donna, è preferibile piuttosto che vada con una prostituta, perché la moglie invece va riservata per la procreazione. Non a caso una delle formule del matrimonio era che, quella secondo cui il matrimonio era liberorum querendorum causa, cioè per generare dei figli. Non è caso, per esempio, su questo aspetto poi insisterà molto la propaganda augustea, che si occuperà proprio di emanare leggi per la procreazione di figli, quindi la punizione, diciamo così, per i celibi e invece il premio per le famiglie numerose. Ci ricorda qualcosa? Sorvolerei in maniera abbastanza elegante. A proposito di questa moderazione della donna, per esempio, la donna sarà spesso accostata ad animali e per esempio già da Simonide, quindi siamo nell'ambito della letteratura greca, per poi arrivare fino a Giovenale alla Sesta Satira, la satira contro le donne. Ed è interessante una cosa, l'animale a cui veniva accostata la donna, noi troviamo due teorie diverse. Secondo alcuni la donna, l'animale per indicare la donna ideale era la tartaruga. Perché la tartaruga? Innanzitutto perché la tartaruga era muta e quindi, come dire, era una sorta di auspicio. E poi, anche perché la tartaruga risultava... altro aspetto, la tartaruga porta su di sé il proprio guscio, quindi la casa. E poi pare appunto che la tartaruga... Riporto Eliano, non sono esperto di accoppiamento di tartarughe. La tartaruga femmina viene riversata sul guscio da parte della tartaruga maschio, quindi poi, una volta che il maschio ha fatto quello che deve fare, la tartaruga femmina resta lì e diventa preda dei predatori. E quindi per questo la tartaruga sarebbe, come dire, la tartaruga femmina amerebbe poco i rapporti sessuali e quindi sarebbe la donna ideale. Ma c'è un ma. Perché, sempre Eliano ci racconta, nella natura degli animali ci racconta questa cosa, la tartaruga però, la tartaruga femmina, quando la tartaruga maschio è adornata da una particolare erba, perde qualunque freno inibitorio e quindi diventa il peggiore animale che ci sia. Quindi la tartaruga no, sembrerebbe ma non è. In realtà l'animale perfetto per indicare la donna è l'ape. L'ape, già per esempio il riferimento più semplice che ci viene in mente, oltre a Simonide, è chiaramente le Georgiche di Virgilio, quando Virgilio ci descrive la società perfetta, quella che è appunto la società delle api. La donna, l'ape interessa poco, interessano poco i rapporti sessuali, è pudica, anzi addirittura l'ape svolge una funzione censoria nei confronti di coloro che invece non sono casti. L'apicoltore, infatti, prima di accostarsi alle api dovrebbe astenersi dai rapporti sessuali, perché altrimenti, secondo appunto gli antichi, quando l'ape sente che qualcuno ha avuto un rapporto sessuale va a pungerlo come censura nei confronti del suo comportamento. Insomma, quindi tartaruga e ape, in realtà la donna perfetta sarebbe un'ape piuttosto che un'altra, anche se il silenzio della tartaruga, insomma, potrebbe essere un elemento probabile. La peruna. Esattamente. Allora, ritorniamo un attimo al discorso della figura ideale della donna, perché, e poi ci avviciniamo al video, perché c'è un aggettivo che è interessante, che serve a definire, che è stato utilizzato per definire la donna ideale, però a partire dal cristianesimo, è l'aggettivo a cui mi riferisco, è morigera. Morigera è un aggettivo che, tradotto un po' a spanne, fa venire in mente il termine morigerata in italiano, no? Una donna morigerata, un uomo morigerato, è un uomo dai sani principi, dai sani costumi, eccetera. La cosa però invece interessante è che quando si va a analizzare questo termine nelle sue attestazioni, quindi quelle di Plauto, Terenzio, quindi quelle prima dell'epoca cristiana, noi leggiamo una cosa che un po' ci sconvolge, nel senso che Elio Donato, il commentatore di Terenzio, a commentare, commentando una commedia in cui Terenzio utilizza questo termine, dice che morigera è un aggettivo proprio delle prostitute. Dice proprio questo. Quindi è chiaro che evidentemente deve essere successo qualcosa, nel senso che morigera è probabilmente uno di quei termini che è stato risemantizzato poi col cristianesimo, quindi ha adeguato il significato alla nuova etica, per cui morigera è diventato quello che poi in italiano è morigerata.
Ma nel termine, nel significato originale, probabilmente, morigera indicava semplicemente colei, la donna morigera era colei che assecondava il marito, assecondava il mos del marito, quindi faceva ciò che il marito voleva. E c'è poco da discutere se Terenzio, se Elio Donato, commentando Terenzio, ci dice che morigera era la prostituta, c'è poco da discutere su che, a cosa alludesse il termine morigera. Evidentemente si parlava di una disponibilità, si faceva riferimento ad una disponibilità di tipo sessuale. Non a caso questo stesso termine è stato utilizzato, è utilizzato in quello che è stato definito da Pierre Grimal il catechismo della perfetta sposa, ovvero il discorso di autodifesa che Alcmena pronuncia nell'Anfitrione di Plauto. Brevemente la storia, di Alcmena si è innamorato Giove che vuole passare una notte con lei e quindi decide di assumere le sembianze di suo marito Anfitrione per poter passare appunto senza problemi una notte con Alcmena. La commedia si apre proprio su questa notte d'amore che sembra non finire mai e con Mercurio che ammicca Lunga, dicendo guarda un po' il mio padrone Giove quanto è capace di stare a letto con questa donna. Insomma, anche Giove, ottenuto ciò che vuole, va via. Poi, quando il vero anfitrione torna davvero dalla guerra e riceve un'accoglienza piuttosto freddina da Alcmena, che dice: come, sei appena stato qui, adesso ritorni e pretendi anche qualcosa. Insomma, chiaramente, povero anfitrione, ci resta male. E Alcmena pronuncia un discorso di autodifesa e dice: io ti ho accolto, ti ho dato un bacio, ti ho preparato la cena. E poi dice: sono stata morigera nei tuoi confronti. Anche lì c'è poco dubbio su che cosa significhi questo termine. Quindi è evidente il fatto che l'aggettivo morigera, che poi probabilmente non ha successo nelle iscrizioni sepolcrali, ce la posso fare, non si trova mai nelle iscrizioni sepolcrali questo termine, dicevamo, l'aggettivo morigera evidentemente viene messo da parte perché? Perché poteva essere un po' equivoco, è come trovare sulla tomba di una donna l'aggettivo disponibile, non è evidentemente qualcosa che suona bene, però voleva dire evidentemente questo. Arriviamo al nostro Ovidio, che nell'Ars Amatoria, nel terzo libro dell'Ars Amatoria, dà dei consigli alle donne su come conquistare l'uomo. I primi due libri erano stati occupati dai consigli all'uomo per conquistare le donne, mentre nel terzo libro, dice Ovidio, non è giusto farvi andare disarmate in un mondo di uomini armati, quindi adesso do anche a voi le armi. Però c'è una cosa interessante anche su questo, ovvero, dice Ovidio, non vi insegnerò ad amare, vi insegnerò in che modo, dice, voi dobbiate essere amate. Quindi in realtà non c'è un rapporto di parità tra uomo e donna, nonostante apparentemente sembrerebbe così, do le armi agli uomini, do le armi alle donne, quindi sono in una condizione di parità. Non è così. Ovviamente poi c'è un altro discorso che è altrettanto interessante, ovvero il discorso relativo a tutti gli esempi mitologici che Ovidio fa. Le donne si dovrebbero comportare come si sono comportate le eroine del mito. E qui sembra un po' ritornare nel discorso da cui siamo partiti. Non siamo ancora di fronte alla realtà, ma siamo di fronte a modelli di comportamento. Che sono questa volta modelli altissimi, sarà Venere, sarà Didone, saranno tutti personaggi che comunque tutte donne che in qualche modo si sono distinte. Quindi ricadiamo ancora nel discorso dei modelli e, ancora più interessante, ricadiamo nuovamente nel discorso della moderazione, del modus a cui si faceva riferimento all'inizio di questa chiacchierata. Perché? Perché Ovidio dà consigli alle donne e dice: truccatevi, ma non troppo. Fate aspettare l'uomo, ma non troppo. Vestitevi in maniera provocante, ma non troppo. Quindi si torna sempre sul discorso del modus, del giusto mezzo, che sembra richiamare l'idea, l'immagine, insomma, che noi abbiamo detto prima della donna, della sposa ideale. Oltretutto, c'è un'altra cosa interessante. Ovidio a un certo punto dice alle donne, dopo averle invitate chiaramente a non sprecare il proprio tempo, perché poi la giovinezza passa e se la rosa non è colta, con le immagini solite che conosciamo, se la rosa non è colta, poi la rosa è appassita e non la vuole più nessuno, banalmente, proprio per essere banali, ma è quello che dice Ovidio sostanzialmente.
Dice anche un'altra cosa, dice non negate agli uomini ciò che gli uomini vi chiedono. E quindi ritorniamo esattamente in un ambito che sembra quello matrimoniale. A cosa si appiglia questa affermazione? Noi troviamo un'espressione identica praticamente nel Carme 61 di Catullo, che è un epitalamio, in cui Catullo invita la sposa a dare al marito ciò che vuole, cito testualmente, affinché non vada a cercarselo altrove. E anche lì, come dire, anche Catullo lascia poco spazio all'immaginazione. Quindi anche la donna immaginata da Ovidio, noi potremmo definirla, utilizzando l'aggettivo che abbiamo detto prima, una donna morigera. L'altro punto che è interessante sottolineare è questo. Facendo un breve confronto tra i consigli dati agli uomini e i consigli dati alle donne, noi notiamo una cosa, ovvero l'uomo conquista la donna agendo, facendo, quindi da suggerimenti su come avvicinare la donna tramite l'amica, su come insistere ma non troppo, su come insomma avvicinarsi a lei. Invece i consigli dati alla donna sono tutti relativi, o quasi tutti relativi, al modo in cui la donna deve apparire. Quindi ci si concentra sulla acconciatura, sul trucco, sul modo di ridere, sul modo di piangere. Per esempio si concentra sui messaggi, è una cosa interessante perché poi alcuni suggerimenti potrebbero essere ancora assolutamente validi. Quando dice Ovidio, quando un uomo ti manda un messaggio, tu aspetta a rispondergli, fallo aspettare, ma rispondigli, perché altrimenti lui pensa che tu non sia più interessato e tu non sia interessato a lui e quindi va a cercare qualcun altro. Quindi è una serie di consigli che in realtà ancora adesso possono essere utili, sempre però comunque inserendo il discorso all'interno di una precettistica. Che cosa voglio dire? Ovidio si presenta, noi lo sappiamo, nell'Ars Amatoria come preceptor amoris, quindi come maestro d'amore. Suggerisce alle donne di avere un atteggiamento probabilmente molto diverso rispetto a quello che era stato l'atteggiamento delle donne prima di loro. Basti pensare ad una cosa, basti pensare per esempio alla donna che Giovenale, nella Sesta Satira contro le donne, immagina come la donna ideale, la donna virile, quella che, cito, è orridior ructante marito, cioè è più irsuta, quindi è più pelosa di suo marito che rutta. Immaginiamo quindi che immagine di donna aveva in mente Giovenale, che doveva essere la donna della tradizione. Ovidio dunque propone un'immagine di donna decisamente diversa, quindi una donna che si cura, una donna che però deve fare attenzione a non mostrare mai all'uomo il momento in cui si cura, cioè la donna deve presentarsi già bella, l'uomo non deve mai scoprire il trucco che c'è dietro la donna. La donna non deve avere paura di mostrarsi in pubblico perché una bellezza che è nascosta non serve a nessuno, quindi una donna che apparentemente è quella proposta da Ovidio, una donna che apparentemente è emancipata, ma che in realtà poi sostanzialmente non lo è. Chiaramente questo atteggiamento di Ovidio, quindi questo atteggiamento di rottura di Ovidio, sarà quello che poi gli procurerà tutte le grane che noi ben conosciamo con Augusto, ma resta il fatto che a 2000 anni di distanza questi consigli sembrano ancora poterci dire qualcosa. Che vuol dire? Volontà, desiderio e carità. Su questi tre termini, ripetuti più volte all'interno nel giro di pochi versi, nel terzo canto del Paradiso, ruota tutta la descrizione non solo della figura di Piccarda Donati, ma di ciò che lei vuole trasmettere al viandante, al pellegrino celeste che è diventato Dante in questa terza parte della sua opera. Ma quello che è sorprendente è intanto la rappresentazione delle anime di questo cielo della luna, il primo cielo del paradiso. In questo cerchio, simbolo della perfezione, che è questo cielo lunare, questa sfera, che è caratterizzata dalla mutevolezza, come ben sapete, delle fasi lunari, ad indicare l'incostanza considerata caratteristica tipica delle donne.
quell'incostanza che ha fatto sì che i personaggi qui presentati non abbiano portato fino in fondo il voto religioso che avevano preso, ma non per loro volontà, perché forzati in questo. Ma c'è anche un elemento positivo in questa lunaticità, cioè l'elemento della contemplazione. C'è già come un preludio dell'avvio verso il cielo più alto, il cielo di Saturno, il cielo degli spiriti contemplanti. Le persone che vengono presentate qui, abbellite, le uniche che verranno presentate nel corso di questo viaggio attraverso i cieli, non solo come luce, ma con una figura umana, benché dalla luce abbellita, hanno una caratteristica particolarissima. Dante si confronta con tutti i personaggi femminili, partendo dalla figura di Beatrice, lui che sta al centro di questa circonferenza, si vede presentare prima appunto Piccarda Donati, la quale evoca Santa Chiara parlando del suo ingresso nell'ordine delle Clarisse, e evocando poi la figura di Costanza d'Altavilla, la luce più grande, lo splendore più grande che c'è in questo cielo, è quello che caratterizza proprio questa figura umana ma divinizzata dell'imperatrice Costanza d'Altavilla, e svanirà poi Piccarda evocando la donna per eccellenza, la donna perfetta, Maria. Dopodiché, svanita lei, Dante, a concludere questa circonferenza, si rivolgerà di nuovo verso Beatrice. Ma c'è un elemento ancora più sconvolgente: il fatto che Piccarda Donati utilizzi un linguaggio di una aulicità, di un'altezza incredibile, con l'inserimento non solo di latinismi, ma proprio di latino vero e proprio, necesse, esse. E com'è possibile questo? Per la raffigurazione di una donna del popolo fiorentino, riflettiamo su qual è il punto di partenza. La conclusione della Vita Nova, pubblicata nel 1295, in ricordo di quella Beatrice che era morta presumibilmente nel 1290, all'età di 24-25 anni. Dante si era proposto di non dire più di lei, di questa donna amata, finché non sarebbe stato in grado di dire di lei ciò che non era mai stato detto prima di nessuna donna. Guardate, è vero che il culto mariano era diffusissimo nel Medioevo, al punto che addirittura certi religiosi si preoccupavano per il fatto che venisse quasi più adorata la Madonna di suo figlio Gesù Cristo in certi periodi e in certi strati della società. Ma Dante qui compie veramente un'innovazione clamorosa. Fa diventare donne del popolo fiorentino come la sua Beatrice, forse bice figlia di Folco Portinari, e Piccarda Donati, delle maestre di teologia. Volontà, desiderio, carità. Si ripeteranno di continuo con figure preziosissime come un chiasmo al quale dopo vi accennerò leggendo anche qualcosa dal testo, ma soprattutto sono delle donne che mostrano nella loro delicatezza una forza immensa. E Piccarda Donati, nella sua delicatezza, dimostra di inverare, di completare quella sensibilità raffinata, quella dolcezza che già aveva caratterizzato la figura pur infernale di Francesca da Rimini e la figura penitente di Pia, che oggi sappiamo essere non Pia dei Tolomei, come è stato tramandato per secoli, ma Pia dei Malavolti senese. Piccarda dimostra con questa sua delicatezza e ricordando la fragilità che l'ha caratterizzata in vita una forza eccezionale. Pensate, dall'alto dei cieli, dopo quello che ha subito, costretta come è stata costretta a lasciare l'ordine delle Clarisse, l'ordine di Santa Chiara, parla degli uomini che le hanno fatto del male e in particolar modo di suo fratello Corso Donati, il capo dei Guelfi Neri, come uomini più abituati al male che non al bene. Con un distacco, con una superiorità che dimostrano la grande forza, perché dentro il suo cuore, Piccarda, così come pure anche Costanza d'Altavilla, l'imperatrice, non si sono mai distolte da questa promessa allo sposo, a Cristo. E vorrei anche farvi confrontare con come i commentatori e i cronisti dell'epoca hanno vissuto questa figura di Piccarda Donati, creando intorno a lei una pietosa mitologia che sostiene che sarebbe morta, costretta a sposarsi per motivi politici controvoglia, sarebbe morta
ottenendo da Dio una malattia venerea che l'avrebbe impedito di perdere la verginità con questo marito forzato. Proprio per farvi capire che cosa riesce a ottenere la forza della fede di questa donna che si fa maestra di teologia e spiega a Dante con umiltà ma anche con sicurezza che ovunque in paradiso è paradiso e che non ha senso la domanda di Dante, di fronte alla quale lei pietosamente sorride insieme alle altre anime del cielo e della luna, se voi che siete qui nel cielo più basso desiderate, vedete quest'idea del desiderio che torna di continuo, andare più in alto, avvicinarvi di più a Dio, perché spiegherà Piccarda che questa forza d'amore che la informa di sé è una forza d'amore che la fa conciliare perfettamente con la volontà, vedete il termine che torna, di Dio. Ascoltate che cosa dicono di Piccarda due personaggi molto importanti per l'interpretazione del dettato di Dante Alighieri. Il primo è importantissimo perché non solo è uno dei primi e migliori commentatori di Dante del Trecento, ma perché questo anonimo, che noi conosciamo con il nome di Ottimo, l'Ottimo Commento, ci dice con chiarezza che lui ha conosciuto Dante Alighieri di persona ed essendo fiorentino, sa bene anche gli avvenimenti di personaggi come Piccarda Donati. Questo commentatore non solo coeva Dante, ma anche amico in buoni rapporti con Dante, che lo ha conosciuto di persona, sostiene: la detta Piccarda, bellissima fanciulla, ed in effetti vi ricordo che l'apparizione di Piccarda era già stata anticipata in purgatorio dal fratello quello buono, quello destinato alla salvezza, Forese Donati, che aveva detto mia sorella, che non saprei dire se è più buona o più bella, la troverai andando avanti in paradiso. Quindi, la detta Piccarda, bellissima fanciulla, virizzò l'animo suo a Dio e fece di professione della sua virginitate e però entrò nel monasterio di Santa Chiara dell'ordine dei minori. Chiara Sciffi, come sapete, della nobile famiglia assisiate, nel 1214, su invito di San Francesco, diede il via a quest'ordine delle Clarisse, diciamo la componente femminile dei francescani. Questa cosa Piccarda fece per quello che s'aveva proposto nell'animo, e però che i suoi fratelli l'avevano promessa di dare per moglie ad uno gentile uomo di Firenze di nome Rossellino della Tosa, la qualcosa pervenuta alla notizia di Messer Corso, che era al reggimento della città di Bologna, vi ricordo che i capitani del popolo all'epoca venivano chiamati da fuori città per essere sicuri che fossero super partes, cosa che in realtà non accadeva mai perché si lasciavano di solito corrompere ben volentieri dai cittadini. Messer Corso, che era al reggimento della città di Bologna, ogni cosa abbandonata ne venne al detto monasterio e quindi per forza, contro al volere della Piccarda e delle suore e badessa del monastero, la trasse e contro a suo grado la diede al detto marito, la quale Piccarda immantanente infermò e finì il suo dì e passò lo sposo del cielo, al quale spontaneamente si era giurata. E dicesi che la detta infermità e morte corporale le concedette colui che è datore di tutte le grazie, in ciò esaudendo i suoi devoti preghi. Sentite cosa si scriverà circa 100 anni dopo Ser Piero Bonaccorsi, e qui abbiamo proprio la datazione del suo scritto. Io ho trovato un manoscritto autografo, una redazione autografa del 1440 di Ser Piero Bonaccorsi e del suo Cammino di Dante, conservata all'interno della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, nel Pluteo 90 superiore 131. Allora, attenzione, è buffo perché comincia in latino, poche parole in latino, e poi prosegue in volgare italiano. Ista Picarda fuit soror dominia corsi de Donatis de Florentia, e fu monaca di Santa Chiara, e avendo messer a corso volontà di fare parentado con quelli della Tosa, e non avendo che dare né da torre, torre, forma contratta di togliere, significa togliere in moglie, prendere in moglie, fu consigliato cavassi di monasterio domina Picarda e maritassila, e così ne la trasse per forza, contro la volontà di detta Picarda,
attenzione al realismo che utilizza adesso, minacciandola di busse se non consentiva. Perché, temendo le busse, se ne lasciò cavare, ma fu contro sua volontà. E marito Rolla a uno che si chiamava il Rossellino della Tosa. Ma detta Picarda, essendo di ciò malcontenta, fece priego a Dio e Santa Chiara che le desse tale infermità che detto Rossellino non potesse mai avere a far con lei, è proprio un chiaro riferimento sessuale, no? E di ciò fu esaudita, che ne le venne difetto in tal parte della persona, gli organi genitali, che mai Domino Rossellino non poté congiungersi con lei carnalmente. Questa realistica raffigurazione risale, è datata 1440. Ma cosa viene rappresentato allora di questa donna? Viene rappresentata una volontà relativa che viene piegata dalla violenza, dalle ingiustizie di quel tempo e di quella società, ma che non si piega nella volontà assoluta, rendendola comunque salva, destinata al paradiso. E con grande distacco dalla realtà terrena, da questo nostro affannarci nel mondo, sorridendo spiegherà appunto che non solo è necessario nel paradiso, necesse proprio, è così deve essere, c'è concordanza perfetta con la volontà di Dio. Non solo questo, ma c'è gioia nel volere questa concordanza. Ciò che era fragilità umana, qui è diventata grandezza, forza, potere. Il potere di trovare contro questo sballottamento terreno, contro questa incostanza simboleggiata in questo cerchio lunare, trovare proprio la quiete, la pace, questo movimento ordinato verso questo gran mar dell'essere che è Dio. E ve lo ricorderò proprio attraverso le sue parole, nei due punti in cui risponde alle richieste di Dante. La nostra carità non serra porte a giusta voglia. Risponde alla domanda di Dante che le dice: dimmi per favore chi sei stata perché non riesco a riconoscerti, nonostante tu mi abbia detto che ti ho già vista in vita, e dimmi qual è la vostra situazione. La nostra carità non serra porte a giusta voglia. E la seconda volta risponderà: la nostra volontà quieta virtù di carità. Vedete quindi che corrispondenza volontà-voglia, nelle varie varianti, ma sempre volontà e carità. La nostra carità non serra porte a giusta voglia, se non come quella che vuol simile a sé tutta sua corte. Io fui nel mondo vergine sorella, e se la mente tua ben se riguarda, non mi ti celerà l'essere più bella, ma riconoscerai chi son Piccarda, che, posta qui con questi altri beati, beata sono in la spera più tarda. I nostri affetti, che solo infiammati son nel piacer dello Spirito Santo, letizia del suo ordine formati, e questa sorte che par giuco tanto, però ne è data, perché fuor negletti li nostri voti e voti in alcun canto. Dante chiederà: ma dimmi, notate questo utilizzo della congiunzione avversativa ma, Dante la usa per ribaltare la situazione, sempre. Ma dimmi, voi che siete qui felici, desiderate voi più alto loco per più vedere e per più farvi amici? Con quell'altr'ombre pria sorrise un poco, da indi mi rispose tanto lieta, ch'arder parea d'amor nel primo fuoco. Frate, la nostra volontà quieta, ecco, sentite finalmente l'idea della quiete trovata, quieta virtù di carità, che fa volerne sol quel che avemo e d'altro non ci asseta. Se disiassimo esser più superne, foran discordi i nostri disiri dal voler di colui che qui ne cerne, che vedrai non capere in questi giri s'essere in carità e qui necesse, e se la sua natura ben rimiri. Anzi, è formale adesso beato esse tenersi dentro la divina voglia, per cuna fansi nostre voglie stesse, sicché, come noi sem di soglia in soglia per questo regno,
a tutti il regno piace, come al re che in suo voler ne invoglia. In la sua volontà è nostra pace, e l'è quel mare al qual tutto si muove, ciò che la cria o che natura face. La riflessione successiva di Dante sarà: chiaro mi fu allor come ogni dove in cielo e paradiso, ezzi, sebbene, la grazia del sommo ben d'un modo non vi piove. Quando verrà richiesta sul voto che non ha portato fino alla fine, non solo Piccardo avrà usato un tono alico, non solo latinismi, non solo parole latine vere e proprie, ma introdurrà per la seconda volta in questa cantica, dopo il verso 72 del primo canto, Trasumanar, introdurrà un altro stupendo neologismo per parlare della condizione di Santa Chiara. Perfetta vita e alto merto, in cela, donna più su, una delle parole più belle che sia stata mai inventata in poesia, in cela. C'è una ricchezza di questi neologismi splendidi in paradiso, tra questi due che vi ho citato, come ben sa l'amico Paolo, ignarsi, intuarsi, che sembra essere un'anticipazione delle nostre teorie sui neuroni specchio, no? Se tu ti inni come io mi intuo, una meraviglia, un fuoco di fila. Ma viene messo questo neologismo meraviglioso, questo tono aulico, questo uso del latino, in bocca a quella che è stata una donna del popolo di Firenze, e questo ci fa capire l'innovatività della posizione dantesca nei confronti della figura femminile. Dante si salva per mezzo di tre donne benedette, e la terza, quella che per amore suo scende al limbo, era una donna del popolo fiorentino. Dante esalta in questo modo la figura della donna perché si rende conto che la componente femminile, così bistrattata anche dalla Chiesa Cattolica, alla quale lui comunque si sentiva di appartenere in quanto cristiano, è la figura che sola può condurci verso Dio. Se Dante avrà la visione finale di Dio, la visione beatifica di Dio, sarà per intercessione di Maria, la donna perfetta, alla quale viene detto non solo intanto che è la creatura più amata in tutto l'universo da Dio, ma senza chiedere l'intercessione della quale è impossibile arrivare a Dio. Se considerate che la Chiesa Cattolica ancora nel 1600 discuteva del fatto se la donna avesse o non avesse un'anima, vi rendete conto, Dante, uomo del 1200, perché sta scrivendo all'inizio del 300, ma è nato nel 1265, nel XIII secolo la sua mentalità si è formata, sta dando un rilievo eccezionale alla donna, proprio anche nella sua volontà, perfino in un'epoca così dura, in una società così dura, alla sua volontà di ricongiungersi alla parte più nobile di noi. Perfino questo mito di Costanza d'Altavilla, che era andata in monastero ma nella realtà storica non aveva preso i voti religiosi, anche se Dante credeva di sì, è un modo per dimostrare questa altezza nobile dell'essere femminile. Guardate, Dante colloca nell'inferno tra gli eresiarchi il figlio di Costanza d'Altavilla, Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi. Dante colloca, terzo canto del Purgatorio, tra gli scomunicati che devono aspettare prima di poter entrare nel Purgatorio vero e proprio, il principe Manfredi, il nipote di Costanza d'Altavilla. Ma qui, in Paradiso, colloca lei, l'imperatrice. Questa imperatrice che ormai quarantenne genera il figlio Federico II a Jesi, nelle Marche, mentre è in viaggio per via, con tanto di parto nella pubblica piazza sotto un tendone, con tanto di leggenda del figlio del macellaio che sarebbe stato sostituito a un bambino che in realtà non c'era perché veniva considerata non più in grado di generare figli. Vedete che cosa sorge intorno a questa figura? È la figura che garantisce la liceità dell'impero. Perché non dimenticate che Dante considera l'ultimo imperatore legittimo proprio Federico II di Svevia, finché nel 1308 non sarà incoronato imperatore Arrigo VII di Lussemburgo. La componente femminile viene quindi da Dante esaltata perché si rende conto che questa nobiltà dell'essere umano trova le sue radici proprio nella figura femminile,
L'esempio più eclatante è per l'appunto quello di Maria, che con la sua umiltà ottiene addirittura, vi dicevo prima, la creatura più amata da Dio venerata, il Dio che venera lei, non rifiuta nulla a Dio di quello che Maria gli chiede. Qualunque cosa sia richiesta da Maria, Dio la esaudisce, tanto è vero che proprio Maria interverrà per salvare Dante smarrito nella selva. La nostra avvocata celeste, figura femminile, è, secondo Dante Alighieri, il mezzo per arrivare a Dio nell'aldilà, ma anche il mezzo, come dimostra Piccarda, per vincere con la sua forza creatrice invece che distruttrice questa catena di odi, di violenze, di scontri, di sete di potere che caratterizza il mondo terreno. Piccarda porta in sé con la sua femminilità, nella sua fragilità terrena, ma nella sua grandezza di nobiltà di essere umano, il vessillo della forza di ricostruire una terra, un mondo, una società che funzioni secondo le regole tutte femminili dell'amore. Vi ringrazio. Mi riallaccio a quello che, sia a quello che ha detto Luca che a quello che ha detto Massimo, perché Luca ci ha parlato di modelli, di stereotipi, e Massimo ci ha parlato invece della ricerca di una quiete, di una requie alla quale aspira appunto Piccarda, che in qualche modo trova. Parto da una data, 1906, data in cui viene pubblicato un romanzo che è questo, Una donna di Sibilla Lerano, un'autrice a cui oggi la letteratura è dedicata in verità a pochissimi righi. Lei è più famosa per aver collezionato incontri, come dice Anna Folli, o per la sua storia con Dino Campana, il poeta pazzo, che però ebbe più fama di lei. In verità questo romanzo, riletto oggi, risulta di un'attualità sconvolgente, purtroppo, per fortuna. Perché? Partiamo dalla definizione. Non può definirsi propriamente un romanzo, perché parla molto di lei, quindi potremmo definirlo un romanzo autobiografico. In verità poi lei trasfigura alcuni aspetti della sua vita, quindi realtà e finzione in qualche modo si mescolano. Non è un diario, e allora che cos'è? È un percorso di autoanalisi, in verità, non per raggiungere la felicità, come lei stessa dice, ma per raggiungere la libertà. In che senso la libertà? Devo inevitabilmente raccontarvi qualcosa della sua vita, perché questo libro è la sua vita, o almeno una parte importante della sua vita. E vedremo poi alla fine come riesce a raggiungere questa libertà, Sibilla. Probabilmente l'ha raggiunta, seppur subendo poi le critiche di una società che era estremamente bigotta, estremamente chiusa, che era quella italiana degli inizi del 1900. Racconta lei stessa di aver vissuto una fanciullezza gaia e felice, anche se il ricordo di questa fanciullezza è piuttosto sfumato, probabilmente lei stessa lo trasfigura questo ricordo, nel quale una figura spicca, è la figura del padre, una figura per lei importantissima, perché lei stessa lo definisce scienziato e ateo. Il padre è colei che la educa alla libertà, perché Sibilla Lerano arriverà solo alla quinta elementare, quindi la sua cultura si forma da autodidatta, legge tantissimo. Io fin da ora sottolineo tre verbi che lei usa all'infinito, ma ai quali potremmo dare il valore di imperativi, e sono il verbo pensare, vivere e leggere. In questa sequenza si trovano questi tre verbi in parti differenti del libro. Pensare perché il padre la aiuta a pensare, e l'aiuta a pensare facendola crescere, perché da Alessandria la famiglia si trasferisce quasi alla fine dell'Ottocento in un paesino di provincia che è Civitanova Marche. E lì Sibilla Lerano appunto smette di studiare a 12 anni, il maestro, lei stessa dice, non aveva più nulla da insegnarmi, smette di studiare e comincia a lavorare, fa la contabile per questa vetreria che il padre dirige. E quindi si sente grande, si sente importante, soprattutto si sente diversa dalle donne di questo paese, che la sua stessa famiglia ritiene bigotte, chiuse, superstiziose. E quindi cresce con questo grande istinto di libertà, con questa, potremmo dire, emancipazione. Ma è una parola che io ancora utilizzo impropriamente, perché lei scoprirà poi da grande, a 20 anni, eppure, vi dico, il romanzo lei lo pubblica quando ha 30 anni, sembra che a scrivere sia una cinquantenne in verità, questo per farci capire anche come le generazioni
precedenti vivessero in maniera molto più intensa gli anni. Sembra davvero il romanzo di una donna matura, in verità lei aveva solo 30 anni. Comincia a lavorare e si sente importante, vi dicevo, si sente emancipata e c'è quindi questo forte distacco tra lei, giovanissima, adolescente, e le donne. Ecco perché vi parlavo di modelli, perché lei ha un modello in casa, che è un modello che è antitetico rispetto a quello a cui lei aspirerebbe. Ed è il modello di sua madre, che è una donna bulica, una donna verso la quale lei non proverà mai un affetto sincero, è una donna molto chiusa, molto riservata, mentre il padre è una figura libera, è una figura emancipata per l'appunto. Tra le due, appunto, non ci sarà mai un rapporto stretto, fino a quando, questo è il primo momento significativo per la vita della ragazza, la madre di lei tenta il suicidio. E la ragazza non riesce a capire perché questa madre abbia tentato questo suicidio, quindi questo ci fa capire anche quanto le due fossero distanti emotivamente. Lei scopre, grazie ad un impiegato che sarà poi in qualche modo la rovina della sua esistenza, ad un impiegato che lavorava appunto nell'azienda diretta dal padre, che il padre tradiva la moglie. Crolla quindi il suo mito, crolla la figura di questo padre che quindi è un ingannatore ed è un penifrago. Lei comincia ad interrogarsi quindi, crolla questo modello, ma in qualche modo si sente più vicina a questa madre, si sente più vicina a questa madre che lei aveva visto sempre come una figura troppo lontana da lei, una figura che non aveva mai reagito. Il problema è che lei replicherà questo modello e lo replica perché questo giovane, che tra l'altro le svela appunto che il padre aveva questa amante, ed era vero, questo si diceva anche in paese, la circuisce in qualche modo fino a quando la stupra. Lei ha circa 15 anni e le pagine in cui descrive questa violenza non si soffermano sull'aspetto fisico di quello che le accade, ma sul trauma psicologico che l'accompagnerà per sempre, perché lei si chiederà per sempre cosa significhi davvero amare. Probabilmente lei questo amore non l'ha mai trovato, se non fino a quando è arrivata a 60 anni, si innamora di un giovane che ha 40 anni meno di lei. Decide, naturalmente, deve risarcire questo trauma, in che modo? Purtroppo, sposando quest'uomo, un uomo che si rivelerà gretto, insensibile. Massimo parlava di busse, è un marito che la percuote. Da questa violenza lei, o meglio, in seguito alla violenza, subirà, o meglio, doveva nascere un bambino, abortisce anche perché vive un momento tragico, e si interroga quindi questa ragazzina di 16 anni e mezzo sulla maternità. Questo è un tema che ritorna in tutto il romanzo, anche perché, vi ricordo, sulla maternità lei si era interrogata già ripensando al suo rapporto con la madre. Dopo qualche anno avrà un figlio. E allora davvero si sente madre e comincia anche ad interrogarsi sulla sua di madre. Però che cosa accade? È irretita dalla vita di provincia, quindi subisce in qualche modo una sorta di regressione perché si adatta all'ambiente nel quale vive. Continua però a leggere tantissimo. E vi dicevo, i tre verbi che utilizza l'aleramo all'infinito sono verbi che ritornano anche quando il figlio, che la vede triste, invita questa madre a scrivere. Perché comprende che la scrittura per la madre in qualche modo è catartica, riesce a liberarla, riesce a trasportarla in un altro mondo, che è un mondo probabilmente più elevato. Che cos'è che allora determina il cambiamento in questa donna? Tanto che il romanzo, che si potrebbe intitolare in verità Più donne, perché sono tantissime le figure femminili che ruotano intorno a Sibilla, che cos'è che determina poi un cambiamento? Sono degli incontri fondamentali. Che potremmo sintetizzare in tre parole: socialismo, femminismo ed emancipazione. Perché? Perché il marito poi si trasferisce a Roma, in verità loro si trasferirono a Milano, e lei entra in contatto con i socialisti dell'epoca, ma entra in contatto in particolare con una figura che per lo più oggi è dimenticata, che è Alessandrina Ravizza, una milanese ma di origini russe, che è una benefattrice, una filantropa che realmente si diede da fare sia nell'Unione Femminile Italiana sia proprio a Roma per risolvere, o meglio, per cercare di alleviare i problemi della povera gente, degli orfani, delle prostitute. Lei viene affascinata da questa figura di donna realmente reattiva, quindi ecco, vedete, di nuovo ritorna all'esatto opposto della madre. E quindi questa figura susciterà in lei un cambiamento, ed è un cambiamento
irreversibile, possiamo dire, perché si rende conto che probabilmente lei fino a quel momento aveva riflettuto in maniera egoistica solo su se stessa e ritiene che la sua vita ruoti intorno a suo figlio. Quando conosce poi Alessandrina Ravizza, che non viene mai nominata in verità nel romanzo, viene definita la Santa Madre, capisce che c'è un mondo intorno a se stessa ed è un mondo fatto di umili e lei scende proprio tra questi umili. Sappiamo realmente che si interessò anche di coloro che vissero il terremoto del 1908 in Calabria, in Sicilia, si interessò anche degli orfani, appunto, ebbe veramente un ruolo attivo per quello che poteva essere, ecco, l'aiuto nei confronti dei più bisognosi, dei più umili. Capisce però appunto che la sua vita non poteva ruotare intorno a questo figlio che era il suo grande e unico amore, e il romanzo si conclude quindi con un abbandono che corrisponde poi ad un abbandono reale, perché lei lascia questo figlio, ma cerca in qualche modo di giustificarsi, di giustificare anche agli occhi dell'opinione pubblica questo suo gesto gravissimo, pesante. Dice proprio questo, dice: lascio mio figlio perché è giusto che lui abbia come madre un esempio di dignità. Dignità che io avevo negato quando avevo subito le percosse di mio marito, dignità che io avevo negato quando in qualche modo avevo lasciato che la mia mente venisse condizionata da un ambiente del quale io in verità non facevo parte. E quindi il messaggio più bello che ci può rimanere di questo libro, che ripeto, mette in discussione anche il concetto stesso di maternità, su cui poi eventualmente si può discutere. Però il messaggio più bello è proprio questo, cioè l'emancipazione delle donne parte dalla conoscenza, parte dalla cultura, parte dalla lettura, parte dal confronto e parte soprattutto da uno sguardo sugli altri e verso gli altri, che vuol dire appunto anche condividere il proprio dolore, ma vuol dire anche far parte realmente di una società e non soprattutto.